Però io penso che i tifosi di Varese siano una delle più grandi risorse della pallacanestro italiana, perché sono quelli che vivono al 100% la squadra dall'estate a qua finché finisce il campionato, quindi è un palazzo. Tutti al Palazzo, il podcast ufficiale della Pallacanestro Varese. Con il numero 55, Thomas Valentino! È stato possibile realizzare Tutti al Palazzo grazie a... Io guardo avanti, per questo ho scelto UnipolSai, i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione. Come la polizza auto con Unibox, che ti fa pagare per quanto guidi. UnipolSai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. Dai, Matte, basta con sta Barbara d'Urso. Su, davvero non ne posso più. Troppo cringe e troppo trash. Oh, cazzo. Ale, ma... sai che... mi sa che sono stato ipnotizzato. Basta con sta roba, dai. Ascolta, facciamo una pensata. A che punto siamo? Non è che manchi troppo tempo. Meno male che lunedì torna la palva. Anche se è l'ultima volta di sta stagione. Esatto, dai, l'ultima volta di questa stagione. Un'ottima stagione, con tutte le difficoltà. Sono contento. Però aspetta, Ale, perché abbiamo due problemi non da poco, Oh, ma tu solo problemi? Donne mai? Ma scusa, ma mi dici sempre tu che sono le donne a portare problemi? C'era anche la canzone? No, woman, no cry. Dun 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 dun. No, aspetta. Ma che non dice nessuna donna, nessun pianto. Dice, no donna, non piangere. Ah, adesso ha tutto un altro senso, Vabbè, però come la risolviamo sta cosa? Cioè, uno, non sappiamo dove trovare un locale. Due, non abbiamo mezzo soldo bucato. Ma la startup che avevi creato? Quale? Quella dei polli a noleggio. Non avevi mica fatto una exit. Cazzo, ma vero? Grande Ale! Sì, no, ma dovrei anche avere qui in giro quei 170 euro. Era andata bene, dai. Benissimo. Beh, ho già capito che siamo nella merda. Ale, ti ho mai deluso? Sempre. Come sempre? Dai, vai avanti. Vabbè, c'è un mio mentore. Può darci una mano lui, sicuro. Domani tieniti libero che andiamo a trovarlo nel suo ufficio. Buongiorno, a che piano vi porto? Ufficio di Thomas. Benissimo, preparatevi. Ciao Tommy! Figa, ancora lui no, però. Ehi, Matteo, grandissimo. Come stai? Altre idee del cazzo da propormi, magari? Sì, pensa ad una piattaforma che ti dice se nella casa che stai acquistando o affittando è morto qualcuno. Ti ha fatto male la storia sull'hotel, Senti, vai al sodo. Ecco Tommy, stiamo creando un locale. Siamo in fase di definizione, ormai è praticamente tutto pronto. Solo che stiamo cercando un partner che ci permetta di lanciarci come si deve sul mercato. Ok, avete bisogno di soldi. Sì, dai, posso darvi una mano, ma almeno sto locale dov'è? Ecco, questo è il secondo problema. Ma quando dici praticamente tutto pronto, cosa intendi? Tommy, intendiamo serata di lancio e tiro. Ho capito, siete proprio sottoterra. Ok, vi do una mano io, a patto che possa suonare quando voglio dentro nel locale. No, senti, ste robe no. Ale, ma che cosa dici? Ci sta dando una mano? Dai, Matte, sembra tipo i presidenti delle squadre di dilettanti che pagano solo per poter giocare la domenica. Senti, Tommy, sei almeno in grado di suonare e mettere i dischi o... Ecco, leggete pure. Chi è Thomas Valentino? Favoloso. Chi è Thomas Valentino? Quello che ti è seduto davanti. Cioè, una persona tranquilla, easy, che ama la pallacanestro più di ogni altra cosa. Sono cresciuto con questo sport. E il fatto di essere approdato a Varese quest'anno è stata la giusta consacrazione di una serie di lavori fatti precedentemente con Gallarate, e faccio parte del CDA con l'incarico di curarmi, la chiamiamo parte marketing, ma poi di marketing c'è poco, nel senso che è più
cerca di procurare risorse e sponsor per questa società che ne ha sempre più bisogno. Quindi non è facile in questo periodo, ma ci stiamo riuscendo. Per i giovani d'oggi, secondo te, quanto è importante vivere in contesti, in paesi culturalmente molto diversi? Fondamentale. Se io fossi restato qua, sarei diventato un DJ da bar, delle tipo vado a far serata alle 21 a 150 euro al mese a serata, e con prospettive di vita realmente limitate. Ma non è perché l'Italia non te le offre, è perché quando vai a vedere gli altri mondi ti rendi conto che le altre culture sono completamente diverse, e quindi rubi da ogni tipo di cultura. Cioè, già per dirti, Shanghai e Hong Kong sono due mondi completamente diversi. Hong Kong non è Cina, Hong Kong è Inghilterra, è British, è ancora quel qualcosa della vecchia gestione, mettiamola così, mentre Shanghai senti proprio ancora quell'aspetto Cina, non dico Mao Zedong, però la senti che è Cina. E quindi queste culture sono state, poi vai in vacanza in Thailandia, altra cultura. Per 5 anni mia moglie siamo andati a Bali, per dirti, la gente ci diceva: ma siete dei nerd, continuate ad andare sempre allo stesso posto. La gente non capisce, Bali è altra cultura, una cultura molto più zen. Infatti il karma lì è favoloso, lo yoga è... mia moglie mi fece fare yoga una volta, mi sono alzato dal letto il giorno dopo, non mi sono mosso per una settimana, cioè ho mosso muscoli che non sapevo manco che esistessero. Sono culture, sono fondamentali per i giovani. In un'intervista, sempre legato a quello che hai appena detto, dici: bisogna cercare di avvicinare di più la pallacanestro alla gente. Quali sono secondo te le leve migliori per farlo? Ci hai parlato di Minos, ma magari anche a livello professionistico, anche magari in una realtà come la pallacanestro Varese, che vive di antichi fasti e comunque ovviamente con i risultati sportivi non al top degli ultimi anni magari si è creato questo allontanamento. No, è una delle domande più tabù che ti possono fare, perché qua servirebbe la classica bacchetta magica, perché viviamo di calcio. Purtroppo l'Italia, e non solo l'Italia, vive di questo sport e un po' prime e diciamo tiene in cambusa tutta una serie di altri sport come la pallacanestro. Tutti quelli che io ho portato al palazzo, nonostante si potesse portare poca gente quest'anno, che magari non hanno mai vissuto la pallacanestro da vicino, si sono accesi come le luci a Natale. Cioè li vedevi uscire fuori con gli occhi completamente che brillavano, perché lascia stare le schiacciate di Egbuno che sale al 14° piano, piuttosto che, ma vedevano uno sport completamente diverso. Se dovessimo ripartire con il palazzetto al 100%, probabilmente sarà il canale è portare la gente al palazzo, questo è fondamentale, e portare nelle case della gente questo sport. Cioè il fatto che magari qualche grande televisione, non voglio fare sponsorizzazioni in questo momento, ma investa nella pallacanestro, potrebbe iniziare, o il lavoro che fate voi ragazzi, questo è un lavoro favoloso, cioè la gente che ci ascolta, la gente che ci segue, poi domani mattina magari incomincia a dire: ah, ha fatto pallacanestro, andiamo a vedere qualche partita, vediamo dove possono trasmettere qualche partita. Quindi purtroppo viviamo di quello, è difficile che possiamo riportare la pallacanestro. La pallacanestro in Italia è lì e serve l'aiuto da parte di tutti, prima di tutto della Lega, per far rendere questo prodotto interessante. Cos'è per te la pallacanestro Varese? Cos'è stata nella tua vita? Ha unito, penso, le persone più importanti della mia vita. Adesso entriamo nel momento famiglia cristiana. Mio padre, che mi ha portato fondamentalmente qui, perché era un giocatore di basket. Amici, le tre fasi più importanti della vita, no? Quindi la famiglia padre-madre, quindi palazzetto, mio padre, io, mia madre, eccetera. Amici, perché poi passi da un settore quando papà pagava, il parterre, a un settore quando gli amici e te stesso paghi, quindi la curva. Quindi in curva con i ragazzi. E poi ritorni con tua moglie, quindi abbonati da un sacco di anni, quindi la terza fase. Le mie figlie non le porterò mai al palazzo, perché purtroppo hanno l'idea soltanto del cavallo e della danza, quindi mi hanno scoglionato così e io sono abbastanza triste per questo, ma riuscirò a portarle, questo sarà il mio obbligo. Però questa è la terza fase. Quindi cos'è per te la pallacanestro Varese specialmente? È la famiglia che non mi ha mai abbandonato, è sempre stata parte della mia famiglia. Il tuo quintetto storico di Varese? È difficile, però Pozzecco, Menego,
Io direi Aaron Komazek perché era l'americano per eccellenza, però non puoi dimenticarti di Meo Sacchetti a livello di giocatore, perché se non si fosse rotto quel ginocchio staremmo parlando ancora di più di un'altra storia. Il 4 per eccellenza Sandrino, De Paul. Se tu vedi, sto nominando tutti quelli che poi fondamentalmente sono stati la stella, perché se vai a nominare quelli dietro ci sono stati tantissimi giocatori bravi, però il 5 per esempio non lo do a Dedan Santiago, ma lo do a Stefano Rusconi, perché comunque c'è un qualcosa dietro questo, cioè Stefano Rusconi è stato il giocatore per eccellenza insieme al Menego che è uscito fuori dalle giovanili di Varese, quindi io vorrei dare questo buon auspicio. C'è ancora la possibilità di tirar fuori giocatori dal territorio varesotto, crediamoci, questa è la chiave. Non abbandoniamo l'idea che non ci siano gli Stefano Rusconi, gli Andrea Meneghin e i Daniele Biganzoli, perché non è che poi sono stati solo il Menego e il Rusca, quindi lavoriamo su questo. Ah, ragazzi, prima di andare prendete questo biglietto da visita, sopra trovate anche il numero, lui ha sicuro qualche locale in centro da proporvi, sentitelo. Ale, ti avevo detto che era l'uomo giusto. Soldi e il contatto per il locale. Sì, vabbè, peccato che dobbiamo farlo suonare ogni volta che vuole. Ma sai che palle? Senti Ale, Tommy ci ha detto di fare noi con Dave, per cui andiamo a beccare la refresh. Sì, poi ricordiamoci anche che dobbiamo accordarci per lo speed dating. Se facciamo tutto sta settimana sarebbe top. Che sennò non ce la caviamo più, mi sa. Ciao Dave! Ma che figata hai tirato su con questo negozietto qui? Tanta roba! Ma va quante figatine! Però non ho capito, ma con chi pensi di avere a che fare? Uno scappatone di casa? No, no, però, cioè, Luisa via Roma, scansati proprio! Ma qual è il pezzo che ti dà più soddisfazioni tra quelli che hai qui? Guarda, onestamente penso la maglietta che abbiamo prodotto noi col Lago di Varese, che è proprio la hit delle hit, super locals only swag. E poi quello che dici, oh, questo brand rispecchia totalmente il mio essere, il mio io. Dunque, quello ti direi Real Bad Man, che è anche un'etichetta discografica, siamo i primi in Italia ad averlo, e rispecchia proprio sia noi, sia la nostra musica, me, la mia musica, cioè proprio un tutt'uno di gusto, stile e estetica. Allora Dave, senti un po', domanda importantissima, si scrive Dave o Dave proprio? Che cringe Ale. Senti Dave o Dave, come vuoi chiamarti. Stiamo aprendo un nuovo locale pazzesco in centro. Dove di preciso? Guarda, ancora non lo sappiamo. Ma non si può dire ancora. Cioè, ma una roba tipo super segreta PlayStation 7 o quelle cose lì a mio cugino, mio zio. Anche il tuo. Serata di lancio, eSport, speed dating. Ovviamente due cose diverse. Dobbiamo far caricare le persone però con della musica, perché sennò ti va di fare qualche pezzo insieme a Tommy Giana. Ok. Allora, ho già in mente le prime canzoni e ti direi che partirei con Afroman, Crazy Rap, poi mettiamo Anti Up degli M.O.P., poi mettiamo Cream di Wu-Tang Clan. Figo, ci sta. Ok, andiamo con Notorious B.I.G., Big Poppa, andiamo con, che ne so, P.I.M.P., 50 Cent. Oh, senti Dave, anche basta, eh. Dai, andiamocene, Ale. Tanto ho accettato. Ciao Dave! No, dai, andiamo avanti ancora. Breakyanet, Busta Rhymes, California Love di Tupac. Ale, io e te, col tramonto, sul lago, passeggiatina romantica. Sì, dai, ma una roba al volo, eh. Oh, va che comunque dobbiamo capire come beccare quelle di Trash Varesino, cioè, non è che possiamo affidarci al fatto che una di loro la matcho di nuovo su Tinder. Ecco, infatti, ma perché non le scrivi su WhatsApp, scusa? Mi ha bloccato. Perché, scusa? Cos'hai combinato? Eravamo lì a cena e le ho detto se dividevamo il conto. Vabbè, forse ho un altro aggancio io. Senti, Pisa, dobbiamo beccare Trash Varesino. Idee su come fare?
Oh, guarda, Matte, sarà tosta, ti dico la verità, perché io non ne so molto. Però tieni qui, ti do il numero del colonnello, che sicuro lui da vecchio volpone sa cosa fare. Is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Siamo con l'ultimo disco, cos'hai preparato, l'ultimo Pinuzzo? Purple Disco Machine con Fireworks. E allora dentro il buon Purple Disco Machine, Grand DJ, ricordiamo, partito dall'underground e poi ovviamente ha preso la strada della commerciale per fare più grano. Grazie a tutti coloro che hanno ascoltato Music and More. Ma quanto è bello Roberto il colonnello. Ma quanto è bello Roberto il colonnello. Ma quanto è bello Grandi ragazzi, ma volete un autografo? Ah, sai anche scrivere? Non ci avevano avvisato di questo. Ma non so, cazzo, ma vi sembra il modo di rispondermi? Senti un po', ci hanno detto di venire da te perché è un aggancio con le due tipe di Trash Varesino. Presunte tipe. Vabbè, dobbiamo fare un evento nel nostro locale nella serata di lancio. Abbiamo bisogno di una roba. Sì, ho capito. Sai perché l'ho capito? Perché sono venute anche nel mio di programma, nella mia web radio, Music and More. Avete presente? Quella che va in onda ogni lunedì e giovedì dalle 21 alle 22 e ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 16. Comunque ragazzi, oh, buona fortuna a beccarle. In che senso buona fortuna? Perché dovete capire che non è poi così facile incontrarle. Solamente al chiaro di luna del primo mercoledì del mese, ovvero quando nessuno pensa a uscire in centro perché sono tutti su Pornhub a guardarsi gli amatoriali. Dovete recarvi nel sottopassaggio della stazione, quella davanti al Mac. Ah, tutto qui. Il bagliore della luna sbatterà sulla M del Mac e rifletterà sul Do maggiore del pianoforte, quello insomma nel sottopassaggio appunto della stazione. Cliccando in quell'esatto momento il tasto... Cazzo, siamo fide, il film dei Goonies. Stavo dicendo, cliccando quel tasto si illuminerà una piastrella sulla vostra sinistra. Mettendo una mano sopra si aprirà l'entrata verso il loro ufficio. Beh, almeno non pagheranno l'IMU. Spero anche che l'affitto sia basso. Sì, va che siamo sempre a Varese, bisogna capire. Basso a Varese o basso in generale? Oh, ma va che l'ho sentito, tra parentesi, il vostro podcast, eh. Tanta roba, tra l'altro. Ma non dovevate chiedermi a proposito cosa ne so di Varese? Podcast? Ma che cazzo stai dicendo? Ma sì, dai, quel bellissimo podcast lì, tutti al palazzo. È bello, mi gasa. Ma che questo qui si è creato qualcosa di troppo, eh. Vabbè, quindi ragazzi, io di Varese mi ricordo le cinque lupoli fuori dal palazzo, cioè prima delle partite. E poi ovviamente quando faccio sfrecciare la carrozzina del mio amico Ronny, che accompagno nel parterre per appunto fargli godere della partita del basket Varese. Quindi quando esce questo episodio? Ma poi che cazzo vorrà dire? Boh, vabbè, noi andiamo. Ah, senti che profumo. Sì, profumo di colesterolo infarto. Dai, oh, mo dimmi che il cibo del Mac non ti gasa. In ogni panino c'è una tavola periodica da quanto è chimico. Dai, scendiamo, va. Luna? Check. Pianoforte? Check. Oh, avviciniamoci, dai. Ecco il raggio della luna. Dai, muoviti, schiaccia il tasto. Non funziona. Ma come non funziona? Senti. Ma è attaccato la spina o... Ma scusa, pianoforte deve attaccare la spina. Ma da quando? Dai, riprova ora. Eccolo! Vai, veloce! Ma mi stringi la mano, Ale? Se me la taglia? Dai, muoviti, lo so, mi stringi la sinistra. Ah! No, Ale! No, scherzavo, tutto a posto. E voi chi siete? Che cosa volete? Madonna, ma che roba brutta sei? Cioè, Ale, tu hai avuto il coraggio di matchare una roba così? Vabbè, Matte, non sono loro. Cioè, spero. Quella sera avevo bevuto un po' di birre. Ma così mi sembra eccessivo. Noi siamo l'altra di Trash Varesino. Prima di poter procedere dovete rispondere a questo indovinello. Sì, chissà mo che cazzo ci chiede. Se parla di donne, siamo fottuti. EBITDA è l'acronimo di... Earnings Before Interest, Tax Depreciation and Amortization. Vabbè dai, passate. Beh,
questa la sapevo anch'io. Sì, guarda, sicuro. Oh, Mora, te l'avevo detto che prima o poi a Varese qualcuno avrebbe saputo le bit, da. E bionda, che ci possiamo fare? Cosa volete, cuccioli varesini? Veloci, che abbiamo poco tempo. Ehi, ciao. Ciao, Alessandro. Bionda, quello è il caso umano che ti aveva macciata su Tinder. Sì, che palle, guarda, l'ho bloccato dappertutto. Sto sottone. Oh, ma che sono qui, eh? Mi sento. Ste stronze. Tu sei il cospetto di Trash Varesino! Porta rispetto! Figa, ma che peso siete tutti e tre però, oh. Dai, su, serata di lancio del nostro locale. Vogliamo fare una serata con lo speed dating. E sappiamo del vostro Excellone. Non è che ci date una mano? Uè, uè, il nostro Excellone è prezioso, eh. Possiamo dare vita a coppie che staranno assieme tutta la vita. Solo con una semplice tabella pivot. Ehi, forse non l'hai capito, ma noi siamo il cupido varesino della Digital Era. Abbiamo un enorme potere. Cosa dovremmo fare per voi, plebei? Allora, sentite un attimo. Dovreste semplicemente dire alle persone che ci sono nell'Excel di presentarsi quella sera. Cioè, tutto qui. E noi cosa ci guadagniamo? La storia tra te e Ale non esce da queste mura. Per l'amor di Dio, va bene. Affare fatto. Basta che poi non mi facciate mai più vedere, eh? Ora andatevene, Virginelli Varesotti. Matte, non hai nulla da chiedergli? No, perché? Matte. Vabbè, vabbè. Aspettami fuori, dai. Ecco, vorrei conoscere il mio match. Sono deciso. Prima devo chiederti qualche informazione. Numero di partner avuti? Valgono i soci di startup? Ci sei stato letto? No. Allora no. Poi, prossima domanda. Ok, non ho altro da chiederti. Il tuo match è questo qui. Ora però sparisci, eh. Esce dal fax ora. Ma io non so chi sia questa persona. Già avete almeno un numero o qualcosa? 338 12 34 5678. Ma mi state pigliando per il culo? No. Oh, Matte, ultima idea pazza. Andiamo a vederci i ragazzi in trasferta. Dai, mi piace. Tanto è l'ultima partita, ci sta. Dove giocano? Giochiamo a Brindisi. Andiamo là. Mare, fritturina mista. Stiamo un po' con i ragazzi. Tac. Ale, ma sai cosa? No. Vabbè. Senti, non roviniamo le usanze. Casa da me, divanino easy, birrette, Eurosport, dai. Gestiamocela così. Dai, andata. No, è il ritorno. L'ultima, di ritorno. Tutti al Palazzo è il podcast ufficiale della Pallacanestro Varese, creato e ideato da Morale Group. Per questo episodio si ringraziano sempre più persone. Thomas Valentino del CDA della Pallacanestro Varese, Dave Binda del Refresh Shop, Roberto MC Colonel di Music & More, Federico Pisanti, il nostro speaker, e le ragazze di Trash Varesino. Che poi, chi sono? Tutti al Palazzo è il podcast più bello del mondo, prodotto da Morale Group, ed è sponsorizzato da Unipolsai. Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai, i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione, come la polizza auto con Unibox, che ti fa pagare per quanto guidi. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it.